questo disgusto, queste atrocità. Questo ammasso di ciarpame. E forse l'unica cosa che devo sistemare ancora nel mio laboratorio, a parte lì, ma questa è una cosa temporanea. Quindi oggi mi dedico a questa parte, a questa che era una mangiatoia. Questa era una mangiatoia, perché questo luogo, fino a qui, beh no, diciamo che tutto era una stalla. Questa era una stalla una volta. Ci tenevano un asino. Vedete, ci sono gli anelli di metallo. Ovviamente merda che esce dai muri, sempre. Qua c'è un altro gancetto, forse ci tenevano una capretta. E qua c'è addirittura un buco scavato nella roccia a cui evidentemente legavano una corda o qualcosa. Questa parte è molto antica. E quindi adesso io voglio svuotarlo, pulire, sistemare, mettere a posto questo schifo. Vediamo un po' cosa troviamo qui. Togliamo lo schifo. Corda. Ventilatore. Tubo isolante. Un cartello di metallo, roba che devo gettare. Attrezzi. Molto bello. Scatola Ikea, preziosissima scatola Ikea, preziosa. Sacchi della spazzatura neri, che non si usano più oggi, però sono sempre utili. Una lampada a petrolio, nuova di zecca, ancora rinchiusa nella sua plastica. Interesting. Very interesting. Un isolatore. Questo l'ho trovato per strada, in acciaio. Notevole, veramente. Va bene. Questa parte di video avrà del tedio, quindi metterò un time lapse. Queste sono le cose, gli oggetti, gli artefatti che abbiamo trovato qua dentro. Una parte ho già sistemato. Lì ci sono le stronzate. Qua c'è il materiale per le saldature. Ma la saldatrice me la devo levare dal cazzo, perché non saldo praticamente mai ed è enorme. Quindi questa roba probabilmente la sposterò.
Lì c'è gomma e materiale relativa allo stucco con cui si operano i miracoli, come avrete visto in uno dei miei precedenti video. Qui abbiamo morsetti, è un tubo di rame. Qui abbiamo altro ciarpame, attrezzi ciarpame. E qua adesso per ora ho messo i ritagli di carta vetrata e di spugnette abrasive, ma metterò qualcos'altro, penso. Forse questi metri rotti. E questo è veramente utile. Lo butterò lì. Qui abbiamo un contenitore di ferraglia. Ferraglia di tutti i tipi che dovrò vedere cosa fare. Ora qui dentro do una pulita. Devo dire che rispetto a una volta, quando non c'era questa piccola base di cemento che feci, è tutto molto asciutto. E infatti un barattolo che era messo lì, che di solito avrei trovato marcio di ruggine, è perfetto. È veramente perfetto. Quindi umidità da qua sotto non ne viene più. E poi abbiamo una serie di cose come il meraviglioso Baygon, prodotto chissà quando, fantastico. E poi una lampada nuova. E poi questi strani attrezzini, come ad esempio questa minuscola cazzuolina. Non riesco a capire a cosa possa servire una cazzuolina così piccola, fatta a mano sembrerebbe. Poi c'è questo punteruolo, sempre con il manico fatto a mano. Poi c'è questo meraviglioso chiodo quadrato, quindi forgiato a mano. Questo deve avere una certa età. Questo punteruolo, che ha visto tempi migliori. Questo piccolo cuneo di ferro. Un'ascia, avevo un'ascia senza manico e vedrò di sistemarla perché mi serve per spaccare la legna e farmi male. E poi questi meravigliosi oggetti da impianto elettrico, veramente meravigliosi. Guardate questa spina tripla a norma, perfettamente a norma. E attrezzi di vario tipo. Questa è una bella tenaglia, l'avevo già aggiustata ma si è arrugginita di nuovo, quindi adesso proverò con l'Evaporust a rimetterla a posto e magari conservarla un poco meglio. Martelli di ogni foggia, trovati a Foggia, nella città di Foggia. Cesoia per lamiera, molto interessante. Questa bellissima tenaglia che ricordo trovai per strada, in terra, ed è notevole, forse un po' abusata, ma notevole. E poi questo strano oggetto che sembra uno scalpello, ma ha una forma strana. E questo che deve essere un pezzo di un differenziale di qualche macchina o motore, di qualche automezzo, che io butterò via. Questa scatola la butto perché è sfondata, ma sempre rotto il cazzo, ce l'ho da 30 anni. Mi ha rotto il cazzo. Devo decidere cosa fare di questo ventilatore, che funziona ma neanche tanto. Mi sa che lo getterò perché è scomodo, non va bene, non lo so. Questo tubo che ho conservato per anni pensando che mi sarebbe stato utile, non mi è mai stato utile, quindi probabilmente getterò anche lui. Il ventilatore se ne va anche lui lì.
questo imbuto autocostruito che l'altro giorno cercavo, quindi mi serve, quindi lo metto lì. Quella è un'altra zona che devo sistemare, e anche questa. Qui c'è un contenitore di ciarpame, e sottolineo ciarpame, che devo ancora sistemare, ma questo per ora rimarrà così. Questi sono sacchetti la spazzatura, adesso li metto di là. Questo è materiale elettrico vintage, che metterò nella cassetta del materiale elettrico vintage. E poi cos'altro c'è? Un porta incensi, un bruciatore di incensi che uso raramente perché questi incensi fanno schifo, quindi li getterò, lo pulirò e lo metterò da parte, oppure lo scaraventerò lontano. Per adesso lo metto qui, giusto fuori dal cazzo, sulle valvole. Mentre qua, ripeto, è tutto un po' più sistemato. Là c'è il ciarpame, qui c'è il materiale per saldatura e le corde, lì c'è la roba per lo stucco, per stuccare, per i miracoli dello stucco, morsetti, ferri e cose pesanti come scalpelli e pezzi di ferro proprio, spugnette abrasive, carta vetrata, quello che mi è rimasto, attrezzi del cazzo. Questa l'ho chiamata attrezzi del cazzo perché ci sono gli attrezzi del cazzo, come vedete. Spazzole, mi trovo delle spazzole, non so perché. Martelli, la zona martelli, ci ho inserito anche questa perché era da sola, quindi l'ho messa qui. E zona attrezzi grossi, come questo bel martello da carpentiere ammuffito, che pulirò le varie pinze, le giratubi, queste spazzole qua che uso per spazzolare le cose. E vabbè, e qua c'è un po' di robaccia, roba varia. Qui ho appeso il Dremel, la sega, qui c'è la sega, qui ci sono due enormi morsetti, e quindi va bene così. Vorrei dare un'occhiata a questa che funziona un po' così, così. Forse la riparerò tramite la sega. E ora direi che devo buttare questa qua perché è sfondata. Questa no. Devo trovare un posto per la vetrella, che già mi ha rotto i vetri. Questo è ciarpame che va eliminato. Li sto pulendo. Qui c'è della cartaccia. Qui c'è una scultura che feci anni fa con il pretesto di imparare a usare la saldatrice. Eccola qua. È una cagata che ho messo insieme con pezzi di ferro vari, però per qualche motivo non riesco a liberarmene, non so perché, non riesco a liberarne, e più è arrugginita più mi piace. Questa mi sa che finisce sul terrazzo, così, come monito per l'umanità, affinché l'umanità sappia. La cosa più sana da fare qua sarebbe togliere tutto questo, cioè rimuovere questo. Sembra poco, ma è una quantità di materiale spaventosa, perché è pieno fino a qui. È pieno fino a lì. E sono tutte pietre gigantesche che vanno tolte e andate poi a smaltire, quindi dovrei chiamare qualcuno per fare questo orrendo lavoro. In effetti da qua una carriola ci passerebbe tranquillamente. Tratterebbe di mazzare e martellare, però io temo che qualcuna di queste pietre prosegua molto dentro. No, forse no, perché quella finisce lì, questa forse finisce qui. Dovrei fare dei sondaggi e poi mi ritroverei una parete libera che andrebbe in qualche modo cementificata anch'essa. Perché? Perché non puoi recuperare queste pietre, perché c'è troppo materiale. Il problema è che qualcuno mi ha scritto: ah, ma perché non tappi solo le fughe e lasci la pietra a vista, che è bella da vedere? E ve lo dico io perché. Perché la pietra a vista, purtroppo, come si vede qua, si sfarina, si rovina. Ora, questo è uno dei casi, ma queste sono pietre
che hanno preso troppa umidità, vedete, mi basta premere e questo tufo diventa polvere, per cui non c'è molto da fare. Inoltre, qua, questa è roccia che sale, questo qua è un pezzo di roccia su cui poi hanno alzato il muro, quindi questa è roccia che va fin sotto. Vedete, ci sono i segni degli scavi che sono stati fatti allora a colpi di piccone, penso, per creare questa specie di vasca in un certo senso. La roccia arriva a questa altezza ed è a questa altezza all'incirca lungo tutto il tavolo, dove poi ho messo questo per evitare sfarinamenti. Quindi non c'è molto da fare. Qui sarebbe da... anche qua l'ideale sarebbe cementificare con una griglia di metallo, consolidare, creare una parete che non sfarini più, solida, magari traspirante, e metterci un bello scaffale, perché qui, insomma, tenere le cose in questo buco non è il massimo della comodità. Non è veramente comodo, ecco. Anche queste pietre si sfarinano abbastanza. Va bene, questo è un video un po' così. È venuto un po' così. Che cosa ci possiamo fare? C'è un goccio di caffè. Scaldiamolo.